Vieni qui al centro perché è l'unico posto dove non fischia. Benissimo. Allora, procediamo dall'inizio. Il kimono che il binocolo adesso sta facendo indossare a Roberta, la nostra modella, è un furisode ed è un kimono da cerimonia. È un kimono da cerimonia che possono indossare soltanto le ragazze ventenni non ancora sposate. E si potrà distinguere dalla manica lunga, lunghissima. E le donne invece sposate indossano tipicamente dei kimono con una manica di questa lunghezza. La procedura è iniziale è molto simile a quella che abbiamo visto ieri per la recensione dello yukata. C'è un sotto kimono che avete visto prima che indossasse il kimono, è composto da due pezzi, una gonna, portafoglio e un sopra che si chiamano una casacca. Sosuyo che la gonna, portafoglio, Adagio Ban la casacca. Il kimono è di taglia unica e soprattutto di lunghezza unica, quindi viene adattato alla lunghezza della modella in questo modo. Si decide a che altezza fermare, scusa Roberta, non sono anche in questa manica, questa piega, che è il segno della lunghezza della gonna, sui fianchi. La si ferma con una cintura, dopodiché si ripiega tutta la stoffa in eccesso a formare una sorta di gonnellino che è molto elegante nella tradizione giapponese. E a questo punto però si sta aggiustando il collo del kimono. È molto importante aggiustarlo bene perché le donne giapponesi, anzi gli uomini giapponesi, trovano molto sensuale la visione della nuca della donna, quindi il kimono va sempre indossato con i capelli alzati e il retro del colletto deve essere abbassato proprio per mostrare meglio la nuca. Le geishe, se ci pensate, sono truccatissime con questo mascherone bianco e è assolutamente importante che si veda il trucco posteriore. Di solito hanno un disegno con delle punte che è proprio per sottolineare lo stacco della nuca che deve essere appena appena visibile dallo scollo del kimono. Una volta che la stoffa è stata piegata adeguatamente si metterà una seconda cintura. Queste cinture di stoffa di cotone molto leggera si chiamano semplicemente kimono, che significa cintura appunto. Eccole qua, questa è la seconda. E come vedete viene normalmente legata da davanti a dietro, passata da davanti a dietro e poi legata da davanti. Tutte le cinture che vengono messe di solito vengono legate in questo modo, anche perché in teoria è possibile con questa procedura indossarle da sole, anche se di solito non si fa, specialmente questo tipo di kimono è difficile da indossare da sole, ci serve sempre un aiuto. E in passato addirittura, siccome quando vedrete la procedura di avvolgimento nel lobby, vi renderete conto che il lobby viene molto stretto e molto teso, in passato addirittura si usavano gli uomini per la vestizione delle donne in tenuta da cerimonia. Bene, adesso possiamo rallentare un attimo perché siamo arrivati al punto in cui Hiroko mette un'ulteriore cintura che serve per appiattire il più possibile la stoffa e per irrigidire il più possibile il busto in preparazione alla chiusura del lobby. Questa è la dategina, appunto. Non abbiamo detto come lucro. Abbiamo fatto le prove prima perché io non mi ricordavo tutti i nomi degli accessori, che adesso vedrete sono tantissimi, perché servono accessori per chiudere, accessori per sorreggere, accessori temporanei per aiutare ad annodare. Adesso uno per uno li vedremo tutti. Cosa ritengo? La modella tra un po' comincerà a soffocare. Come vedete quello è l'hobby che indosserà. Si tratta di un hobby adatto a questo tipo di kimono.
che è appunto il fuorisole, e questo invece si chiama Furobi, Fukurobi, esatto. Il Fukurobi è un obi di larghezza molto largo, insomma, e si contraddistingue dagli obi che di solito vengono di questa larghezza, di questa lunghezza, per la, il disegno uniforme. È adatto ad essere indossato con il fuorisole con il nodo che adesso Kiroko si appresta a fare. Il nodo che di solito si fanno per questo tipo di obi è il nome più famoso, che si chiama semplicemente Otaiko, il nodo che avete visto quadrato, in cui l'obi viene arrotolato sul stesso, magari lo faremo in un'altra occasione. In questa occasione ne facciamo un altro. Quando si fa quel tipo di nodo, l'Otaiko, si usano degli obi di queste dimensioni, ma che hanno un disegno molto molto più bello sulla parte che poi verrà esposta dietro. Non è uniforme, un disegno uniforme, invece il Fukurobi è un disegno uniforme, proprio perché non si dovrà vedere una parte del nodo piuttosto che l'altra. Vedrete che avremo alla fine un nodo che somiglia quasi a due farfalle. Prima di cominciare la legatura vedrete che Kiroko ha fermato la punta del nodo piegandola in tre parti, come appunto una sorta di farfalla, e ha fermato tutte e due le punte con un elastico. In questo momento, Kiroko sta girando l'obi attorno alla modella. Ok. Come vedete l'obi intorno alla vita viene piegato a metà, quindi lo spessore che questa stoffa assume è veramente notevole, quando viene stretto letteralmente soffoca la modella che già sta cominciando a posteggiare il retto, e si fa un secondo giro. Uno per uno. Bene, fino a questa parte in realtà l'avete già vista ieri, anche se l'obi era meno spesso e non avevamo avuto bisogno di piegarlo in due fin dall'inizio per prima di avvolgerlo. Ecco, adesso si sta stringendo. Quello che cambia comincia adesso. Comincia a tirare fuori l'attrezzatura. Questa è una fascia rigida che normalmente in altri tipi di case si mette su davanti per impedire che quando ci si siede l'obi si arricci. In questo caso il tiro la mette dietro. Questa si chiama obita, esatto. Questa si chiama obita e serve in questo caso come supporto al nodo che verrà fatto. Questa cintura ha anche un elastico per essere fissata, ma credo che io al momento non lo voglia usare, infatti lo sta nascondendo nelle pieghe dell'occhio. E con questo si fa un terzo giro. No. Ah no, allora andiamo messo al giro precedente. Deve restringere per la gioia della bella. Adesso io reggo nuovamente l'obi mentre si comincia con il nodo. Adesso forse se ci girassimo in maniera trasversale così potrebbero vedere. Questo è il primo nodo. Vediamo.